Bene, l'incipit di oggi da L'abbandono di Pier Vittorio Tondelli. Si tratta di una prima edizione della Bompiani del 1993. Il mestiere dello scrittore. Colpo d'occhio. La mia letteratura è emotiva. Le mie storie sono emotive. L'unico spazio che ha il testo per durare è quello emozionale. Se dopo due pagine il lettore non avverte il crescendo e si chiede che cazzo sto a leggere? Quello che capisce niente, mica è lui, cari miei, è lo scrittore. Dopo due righe il lettore deve essere schiavizzato, incapace di liberarsi dalla pagina, deve trovarsi coinvolto fino al parossismo, deve sudare e prendere a cazzotti e ridere e guaire e provare estremo godimento. Questa è la letteratura. La letteratura emotiva è una letteratura di potenza, questo lo diceva un grande sballato di 150 anni fa, Thomas De Quincey, che soleva distinguere in Literature of Knowledge e Literature of Power, la prima, la letteratura di conoscenza che insegna, la seconda, la letteratura di potenza che commuove. E sembra che aggiungesse che il più piccolo e insignificante scrittore che commuove è superiore al più grande scrittore che insegna, perché questo col passare del tempo diventa vecchio e si spegne, mentre l'altro esiste finché dura la lingua. È vero, il nodo è tutto qui. La letteratura emotiva è quella più intimamente connessa alla lingua. La letteratura emotiva esprime le intensità intime ed emozionali del linguaggio. La letteratura emotiva è scrittura emotiva. Tutto ciò lo conosce anche un altro sfigato che oggi tutti leggono e che chiacchierano, però io non so se lo prendono bene. Céline. Bene, abbiamo letto l'incipit da L'abbandono di Pier Vittorio Tondelli. Il libro è una brossura, prima edizione Bompiani 1993, ed ecco qua, L'abbandono.